trasferta per speciale dei tiri di dilettantissimo, trasferta per modo di dire, perché siamo sempre in Liguria, vicino a Varese Ligure, è Tavarone, la sede del ritiro, naturalmente, del Sestri Levante. Tante novità per i corsari in questa stagione, la prima naturalmente il mister, lo sapete, da Baldini si passa un altro difensore come Raimondi. Siamo venuti a curiosare proprio gli allenamenti del nuovo mister tecnico argentino, che si prospetta come uno dei più emergenti della categoria. Abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare il presidente Risaliti, che ha fatto visita alla squadra per vedere come sta andando questa parte di ritiro proprio qui in altura. Abbiamo anche un'esclusiva, non vi svegliamo niente, però lasciamo tutto alle parole e alle immagini e ringraziamo naturalmente la nostra guida, il nostro cicerone Roby Vanda, che ci porterà a scoprire i segreti del ritiro del Sestri Levante. Vita pesante quella di Francesco, ma ben accetta da parte mia, perché è una sfida bellissima. E l'hai detto te, si viene da lontano, un paese che mi ha aperto sempre le porte. Ormai mi sento, anche se di famiglia sono italiano, mi sento un po' italiano dopo tanti anni qui. Contentissimo, ripeto, sfida importante, soprattutto perché ho trovato un gruppo di persone, di ragazzi eccezionali. Ma io ho avuto la fortuna di avere, come hai detto te, grandi allenatori, qualcuno in una fase, qualcuno in un'altra di più, però devo dire che ne ho avuto tanti, da Ventura a Sarri, a Braglia, a Uteri, a Pagliari. Penso, io il mio analisi della squadra di Baldini l'anno scorso, penso che non era una squadra difensivista, anche se ha preso pochissimi gol. Era una squadra che, al mio avviso, difendeva alto, aggressiva. Noi sicuramente cercheremo di prendere la minor quantità di gol possibile, ma li vogliamo fare tanti. La realtà della Serie D a volte ti obbliga a fare delle scelte dove lavori magari con una struttura che non è quella ideale, magari con una società che ha mille problemi. Invece io considero che sono stato molto fortunato, non dovevo pensarci molto. Dopo la prima chiacchierata penso che anche lui è rimasto molto, molto contento, abbiamo deciso insieme di iniziare questo percorso. Una squadra giovane, ancora di più dell'anno scorso, e arriverà qualche ragazzo, qualche persona in più, perché non bisogna mai esagerare. Sì, l'hai detto te, io ho seguito i playoff, sono venuto a vedere anche le partite, quindi so di cosa stiamo parlando. Anche ieri sono venuti a trovarci domenica dei tifosi che hanno ancora l'entusiasmo intatto e applaudono la squadra. Io mi sento dire che vedranno una squadra che lotterà dal primo all'ultimo minuto, questo sicuramente, una squadra giovane che si darà l'anima per poter far sì che loro applaudano ogni domenica al di là del risultato. Ma un girone, diciamo, con tanti derby, con tante partite anche sull'agonismo, quindi dobbiamo essere pronti per questo, e lo saremo senz'altro. Che ruolo faremo te lo dico più avanti. Guarda, il mister lo conoscevo già, perché ci ho giocato assieme a Pisa e quindi sapevo già la sua mentalità, so benissimo, la pensa anche come mister Baldini l'anno scorso. C'ha grande voglia di fare, questo è già un grande punto di partenza per tutti, e una volta che i giovani capiranno il suo modo di lavorare, la sua grinta, ti dico la verità, potremmo fare veramente bene. Piccolissimo rischio che veniate messi nel girone delle Toscane, ma 90 su 100 dovrebbe essere girone A, quindi tutte liguri. Che campionato sarà? Un campionato che parla il dialetto genovese. Bravo, però dai, è una bella cosa per la Liguria, tutte queste squadre comunque nello stesso girone, ci saranno tanti derby e sappiamo i derby si devono vincere, non si giocano, i derby si vincono, e quindi ci prepariamo per tutta la stagione, per i derby, e adesso ci stiamo preparando per una partita comunque importante. Dai spalti, perché è uno spettacolo veramente sentirli cantare dal primo all'ultimo secondo di ogni partita, e sempre presenti anche al campo, agli allenamenti. Domenica sono venuti di nuovo, sono venuti a vederci anche qui, quindi è un bene e dovrebbe essere anche una forza in più per noi squadra, noi gruppo. Per avere un mister difensore è sempre una cosa positiva, appunto, per i difensori, puoi solo imparare cose che non sai, soprattutto da difensori, mister che hanno fatto difensori a livelli importanti come lo è stato Baldini e come lo è stato mister Raimondi, quindi ci sarà da divertirsi. Sarà un campionato pieno di derby che sono sempre con un clima diverso e quindi bello.
Sì, noi tifosi sappiamo che sono dalla nostra parte, sarà un campionato. Salutiamo il mio amico Boys perché mi è sempre vicino. E... no, va bene, sarà un campionato difficile come al solito, ma la base per lavorare e far bene come l'anno scorso c'è, di questo ne sono sicuro. È una persona che come Baldini a suo tempo mi ha dato delle buone sensazioni a pelle, poi sarà al campo a deciderlo, una persona seria. Guarda, il pezzo l'ho portato giù adesso che abbiamo preso Zizzari, che è un giocatore importante, un centravanti che la Serie D l'ha fatta per la prima volta l'anno scorso, quest'anno nel Gavorrano. Poi per il resto abbiamo tenuto dei giocatori cardine, tipo il capitano Bosfer, Bettati dietro, sta campiando in porta. Insomma, abbiamo preso, per fare un esempio, il capitano della Primavera del Cagliari, che è un ragazzo che ha di grandi prospettive. Un 97 Safina, che è un giocatore che ha vinto il campionato con la Fidelizzandia l'anno scorso, è un centrocampista importante. Poi abbiamo preso le nostre solite scommesse, tra virgolette, tipo Scampini, che è un giocatore che ha fatto già la C e ha giocato anche col mister, pur essendo un 91, che veniva da un infortunio, ora a posto, e pensiamo che possa darci una grossa mano. Come Durante, che l'anno scorso ha fatto 20 gol alla Juniores, quest'anno ha fatto già qualche apparizione, 7-8 presenze, secondo me potrebbe essere una bellissima sorpresa. Sì, non è che mi entusiasmi a me il fatto che ci siano 60 squadre dei Liguri, perché io sono un amante dei conti. I due incassi più bassi che abbiamo fatto l'anno scorso in casa sono stati con due squadre liguri, non certo con la Lavagnese, che è un match sentito, anzi è quello che sicuramente porta più pubblico e più incasso. Ne ha parlato il presidente, naturalmente è di oggi, è di ora, la notizia dell'acquisto in avanti che serviva al Sesto Levante per rimpiazzare i 20 passagol di Longobardi. È arrivato un attaccante che ha una carriera straordinaria, solo per citare alcune squadre dove ha giocato: Spezia e Regina, l'anno scorso poi la Serie D a Gavorrano, Serie D fatta per la prima volta nella sua carriera. Questo per far capire la caratura di questo attaccante, l'ha svelato appunto il presidente. Però noi in esclusiva abbiamo le prime parole da Corsaro di Francesco Zizzari. Sì, innanzitutto sono felice di essere qui a Sestri, sono contento di aver trovato l'accordo col presidente, e ho avuto modo di parlare anche col mister. Vengo in un posto, penso che se l'anno scorso ha fatto un campionato importante, anche ha dimostrato nei playoff, e l'ossatura è quella, io penso che ci siano dei presupposti per poter far bene anche quest'anno. Ho usato il Sestri perché è stato importante il presidente in questa trattativa, mi è sembrato subito una persona comunque seria, che avesse un progetto importante da voler continuare, quindi ora non conta tanto il nome, il blasone, che potevo andare anche in piazze come Siena, che comunque sono piazze anche importanti. Mister ha avuto modo di parlarci al telefono, mi ha fatto un'ottima impressione subito, perché comunque ho sentito carico, ho sentito comunque voglioso di far bene, quindi metto a disposizione la mia esperienza per poter togliermi soddisfazioni insieme alla squadra. Sono contento, il mio presidente mi ha trasmesso questo entusiasmo ai tifosi, e so che l'anno scorso hanno fatto la differenza, e chiedo anche quest'anno di seguirci in tanti, perché comunque alla fine fanno la differenza anche loro per noi, sono una spinta in più, quindi spero che vengano in tantissimi anche quest'anno.